Ci siamo mossi descrivendo le nostre azioni su tre macro tematiche. Cioè, la prima è quella burocratica, ovviamente, perché bisognava recepire tutte quelle che erano le indicazioni che venivano richieste sia dai DPCM che dalle circolari esplicative e l'ordinanza della regione. Quindi abbiamo dovuto mettere in sicurezza il comune, decidere quali erano i servizi essenziali, attivare lo smart working, organizzare ovviamente anche le ferie del personale. La seconda è stata quella di dare l'informazione necessaria alla popolazione perché i comportamenti potessero rendere attuabili quelle che erano le misure di contenimento, quindi di distanza sociale, e non era facile ovviamente perché è un fenomeno assolutamente nuovo nella storia e chi ha affrontato questa cosa in prima persona ne ha potuto capire anche la dimensione e l'impreparazione proprio culturale. Il terzo è stato ovviamente quella che è l'attivazione dell'erogazione dei servizi in aiuto alla popolazione. Quindi queste tre macro tematiche devo dire che sono state sviluppate al meglio che potevamo, i servizi sono stati attivati, abbiamo attivato il servizio di aiuto alla spesa agli anziani, abbiamo attivato le modalità di accesso ai buoni per la spesa, stiamo attivando anche un'attività collaterale fuori dalle maglie della burocrazia utilizzando le associazioni locali per poter aiutare anche chi non viene codificato dalla burocrazia sulla base dell'interpretazione appunto delle norme. Stiamo attivando dei servizi ulteriori per quanto riguarda un'assistenza psicologica e per quanto riguarda i bambini abbiamo già attivato diciamo, un concorso a premi per aiutarli a lavorare a casa e quindi passare il tempo facendo anche dei lavori manuali e non ultimo partirà lunedì con una delibera di giunta l'assistenza a un tipo di doposcuola in blocchi di 2 o 3 alunni dove la cooperativa che ci forniva il servizio dei pomeriggi educativi darà un aiuto ovviamente a quelli che hanno qualche difficoltà ovviamente a raggiungere quel livello di didattica che è obbligatorio per quanto riguarda il programma di studio ed è orientato ai bambini dai 6 fino ai 13 anni, quindi la primaria e le scuole medie.